Da oggi tra i banchi del Comune di Foggia ci saranno anche tre esponenti di Noi con Salvini. Perché questa scelta? È una scelta dettata dalla condivisione di valori, di idee e sono convinto che Foggia ha bisogno di una linea anche dura su determinate tematiche, quali possono essere quelle della immigrazione incontrollata, della sicurezza. Abbiamo bisogno che questi valori vengano fatti propri da questa città. Lavoreremo cercando un attimo di focalizzare la nostra azione su queste che sono delle problematiche ataviche della nostra città. Per il momento siete in tre, pensate di allargare la platea di Noi con Salvini in consiglio? Come tutti i partiti l'intenzione è sempre di crescere. Per il momento iniziamo a lavorare, poi io sono convinto che i proseliti e il proselitismo si fa con i contenuti. Se noi riusciamo a, come dire, a dare alla nostra azione politica dei contenuti, penso che qualcun altro possa essere anche interessato. Cosa cambia nell'amministrazione comunale di Foggia? Assolutamente nulla, abbiamo alle spalle un partito, si dovrà interloquire con il partito e si vedrà. Non è strano che un partito come quello guidato da Salvini, che era prevalentemente un partito del nord, si apra la strada al sud? Lei ha dato la risposta nella sua domanda, che era, non lo è più. Ricordo a me stesso che Salvini ha vinto un congresso a favore dell'allargamento del partito su base nazionale con l'84% dei consensi. In quali valori vi riconoscete? Noi con Salvini, io specialmente che vengo da destra, sono un esponente di destra con Alleanza Nazionale, quindi le idee di Salvini mi si addicono completamente, quindi sarà un cambiamento totale anche sugli altri consiglieri comunali che sono molto più moderati di me, però hanno le idee buone.